sei fuori di testa, ma diversa da loro. Stasera è stata terrificante. Io i voti migliori li ho avuti da Malgioglio, che me ne ha dette di tutti i colori, voglio dire. Madre mia, io non so da che parte iniziare. Sei stata stonatissima. E chi è? Devo andare da un cardiologo. Hai perso la battaglia, tesoro. Tu mi hai fatto sentire triste, abbattuto e infelice. Beato te, sì, beato te. Male, male, male. Che cosa vuoi da me? Già che ti sei messa in gioco, per me sei vincente. La parrucca tale e quale a quella di Loredana Bertè. Senza Lisa non esci neanche a prendere il giornale. Nella parte finale eri scordata peggio di un violino scordato. Senti, il cane è intonatissimo. Ti ringrazio per questi nostri sì parietti. Allora, Cristiano, ma no, ma sai che lei è una donna, beh, oltretutto essere una bellissima donna, è molto coraggiosa. Io amo questa donna per questo. Ed è stato bellissimo questo spettacolo, anche naturalmente con la loro. Adesso vedremo, però voglio sapere se vuoi aggiungere qualcosa, diciamo un giudizio finale su il percorso di Alba tale quale. Ma io vorrei che lei prima di tutto dovrebbe andare a scuola di canto. Sì. E io l'aspetto. Ma veramente ci sono andata tutto il tempo. Io non so se l'anno venturo farà ancora tale quale. Ma mica posso farlo tutti gli anni. No, voglio vedere come fai tu l'anno prossimo. Senza di te, come se mi mancasse il pane, l'acqua. Hai capito? Perché lo stesso, io aspettavo quel momento, ma quota. Quando arriva, perché una donna che si ma una pazzia momento. Totale, una che va a imitare Mick Jagger dei Rolling Stone, è qualcosa impossibile, mai successo. E te devo dire anche una cosa, per i Maneskin, visto che ho postato il suo video e visto che ho tantissime persone che mi seguono anche dall'estero, alcuni personaggi della televisione, sia spagnola, portoghese, eccetera, hanno preso di mira lei. E hanno imitato, se non capito quale show. Scusa, anche è stata molto fortunata. Visto che c'è un Oscar, diamo ufficialità a questo momento. Sì, c'è un Oscar, qual è la motivazione? Beh, la motivazione, una piccola motivazione. Io voglio dare questo Oscar ad Alba Parietti per il coraggio, per la simpatia, per la bellezza, ma in modo particolare che non mi faccia venire più degli incubi. Questo praticamente, signori, scusate, se vuoi parlare in inglese, no, adesso devi fare signori, io vi ringrazio per questo Oscar, che è il mio Oscar da bagno, questo, che questo lo capiscono solo i romani. Comunque non importa, io ringrazio Malgioglio di avermi veramente in regalato. In inglese vorrei, allora, che lo dicesse. No, col cavolo, pure quello, quello non mi freghi. No, voglio ringraziare Malgioglio, perché io devo dire che i momenti che hanno arricchito proprio, secondo me, la mia partecipazione era pensare che cosa sarebbe inventato da dirmi dopo. Tant'è che tu a un certo punto cantavi solo per lui. Io cantavo solo per lui e lui non vedeva l'ora che arrivasse. Però dobbiamo dire che qui al tavolo c'è anche Stefania, che è stata molto brava anche nel torneo finale, però non sei stato molto tenero neanche con lei, nonostante voi vi foste incontrati nella casa del Grande Fratello e tutto quello che abbiamo visto e abbiamo molto apprezzato. Guardiamo che cosa è riservata alla tua amica Stefania. Ah, ma io sa che non mi ricordo niente. Ecco. Arriva lui. Tu sei stata giusta in certi momenti, avrei giocato più con gli occhi. Se guardo te, da tale quale possono venire fuori veramente, puoi venire fuori alla grande, però non c'era il pathos, non mi hai dato il pathos. Che complimenti devo farti, sei stata intonata, perfetto il look, però amore non sei stata molto strong. Di blondi non hai niente nella bocca. Belli, ma pareva. Non è stata eccezionale, non è stata neanche male. Ecco. Cioè, quindi finora sei contenta? Sì, va. Grazie. Lascerei quei sorrisi. In gola, quando canta Locke, sembra di avere due campane. Io invece ho ascoltato nella mia amica Stefania due campanelli, come quelli di casa mia. Ci sono state delle piccole stonature. Fischiate pure, ma non me ne frega niente. Allora.
dove, ma come avremmo fatto senza di te? Terrore, è perché, molto perché bene. Tra Panariello, tra Carlo, che io sono felicissimo di lavorare con Carlo, sono ritornato dopo 19 anni a lavorare con lui, e il pubblico che non era d'accordo. Ma non solo questo, anche il terrore, oltretutto di Petrelli, che si chiama Petrelli. Come? Cosa perché io sbaglio sempre. Divorziamo stasera, divorziamo. Oh, avete notato? Io ho notato quando c'era Pretelli che cantava, sì, e gli si è avvicinato, devo dire, tu lo fai apposta, guarda, diventa rosso. Ma Pretelli è il lui suo aveva, preferito. Aveva la mia foto sul tavolo, l'ha abbassata così. Abbiamo delle prove, abbiamo delle prove del fatto che lui è il preferito. È l'unico di fatto. Ma perché ci hanno messo così lontani? Ma sai qual è il problema? Che quando io parlavo male di lui, i suoi fan mi massacrano sui social. Beato lui che c'ha i fan che ti massacrano. Guarda, allora Pier, vieni qua vicino, perché ora è il tuo momento, visto che vedremo questo, sì, questo, diciamo, questa love story, il fatto che tu sei veramente il cocco più di Cristiano. Più story che love. Più story che love. Ha fatto sparire anche la mia foto mentre c'era lui. Ecco, guardate come mai, insomma, ecco, uno zuccherino col nostro Pierpaolo Pretelli, non sbagliare. Cosa ho detto, Pretelli? Pietrelli. Compra una consonante, amore, compra la consonante. Guardate, guardate. Sì, in effetti Malgioglio è partito con una con un giudizio che sembrava negativo. Sei molto distante dal cantante originale. Invece poi alla fine mi ha dato un bel voto. 14 punti. Irama. Magari ogni porta è così. Mi dà il bastone e poi mi dà la carota alla fine. Adesso arriva. Devo dire che l'amico Pretelli è molto più bello di Ricky Martin. Sei un ragazzo di grande talento. Ma l'unica cosa che avrei voluto da te è che tu sbattessi di più il tuo pompon. È un ragazzo che può fare veramente una grande strada. Le aspettative sono molto alte. Ti muovi molto bene, sei fantastico. Non posso sgarrare neanche di una virgola. Qualsiasi cosa faccia, se lui faceva Carmen Miranda stasera. Cioè, no, io sono molto sincero di quello che ti dico. Ti conosco, mascherina. No, deve essere perfetto. Perfetto. Non sbaglierò niente. È finire. Io sono come la moglie che tu maltratti. Questo sottofondo musicale con una mia canzone che ho scritto per Nina. I complimenti di Caterina Caselli anche alla nostra Orlando. Ornella me li ha fatti i complimenti. Sono venuto a fare promozione, Alberto, perché io vedo che qui vengono, lanciano i libri. Io lancio un libro autobiografico. Io sono venuto a lanciare il mio libro. Te lo lancio. Sono venuto a lanciare il mio libro, come vedi è vuoto, non c'è neanche il titolo, perché qui scriveremo una storia d'amore importante, sarà un fantastico best-seller, un romanzo d'amore molto importante. Se fosse vero sicuramente sarebbe amore, sarà vuoi riempire, riempiamo le nostre pagine d'amore in questo romanzo, amore. Lasciamolo in bianco, lui è con l'anno nuovo. Guarda, non c'è neanche il titolo, non c'è neanche il titolo, perché a me non me ne frega un cacchio, con un gancio che non c'è più il titolo. Amore senza fine. Amore senza fine. Guardate, la povera Maria Chiara Giannetta, stasera protagonista con Blanca su Rai 1, ci guarda come dei marziani, però tra poco veniamo da te. Mi sento onorata a guardarci. Guarda tu. Ecco. Sì, ma... Allora, però dobbiamo dire anche un'altra cosa, che Cristiano ci ha stupito anche perché ha voluto generosamente condividere con tutto il pubblico anche tutte le sue amicizie internazionali che lo hanno contattato durante le performance di tale e quale show. Tantissime star davvero gigantesche, guardate. Ma chi sono? Nessuno. Come? Io ho avuto la fortuna di scrivere più di 100 canzoni per Iva, come ben sai, e conosco la sua voce alla perfezione. Nel 2014 a Londra, all'Arena, sono andata a vedere un concerto suo. Di chi? Di Justin Timberlake. Mi sono tolto la maglia, gliel'ho buttata su e sono rimasto in topless. Beh, questa è una delle prime canzoni di successo che ho scritto per Mina. Poi ne ho scritte tantissime altre. Io ho avuto la fortuna di lavorare e di cantare con Sylvie Vartan, lei canta col naso come se fosse raffreddata. E tu ci sei quasi riuscita, lo sai? Io conoscendo bene Gloria Gaynor non mi ha dato questa grande emozione. Comunque tu sei brava. No, non sono stata a cena insieme, no. Ma io mi sono tatuato il nome di Jennifer Lopez in tutto il corpo. Non sono il cugino del Lady Gaga, è una leggenda. Soltanto che la mia bisnonna si chiamava Germanotta ed era delle parti di naso. E l'ho conosciuta, Lady Gaga, più di una volta. Lei mi ha detto, I know you.
Come? Dico, ma dav- I know you. Ma detto, io ti conosco. Sì. E io non ho conosciuto lei. E cos'è? Ah, cioè, tu hai incontrato Tina Turner. Ma non l'avevo riconosciuta, ma che ne sapevo io? Ti, lei riconosce te, cioè, e te non riconosci lei. Io ci credo, io ci credo. Io ci credo. Perché ti ha dato l'Oscar? No, no, ma sono sicura che è vero. Che Tina Turner l'ha riconosciuto e lui no a lei. Ci credi tu? Io però credo a queste beh, conoscenze di Cristiano. Se dico delle cose, se dico delle cose perché sono no, perché sono, è molto preciso sono, nei dettagli. Però c'è una domanda dopo anni e anni e anni che ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi, io sono uno che gira il mondo, è una cosa normale. Poi ti è toccato lavorare con loro. Ma alla fine, guarda, io posso dirti una cosa? Certo. E dico, io quando vedo Jennifer Lopez è come se diventasse etero, non lo so ragazzi, perché dipende. Io sono pazzo di lei, c'ha l'amore scatenato pazzo. In tutti io i sensi. Io amo due donne in modo pari, Sofia Loren per tutta la vita, ma le donne che mi attaccano, come si dice? Non ti attirano, che ti piacciono. Una è Sharon Stone, che amo alla follia. Ma già l'altra... sono tre. Allora sono tre. Adesso, scusami. La Loren fa parte della mia vita. Okay, fuori concorso Loren. Fuori, ecco, e poi Jennifer naturalmente Lopez, Jennifer Lopez Stone, tutta la vita e Sharon Stone, che io... Ma un posticino per Alba. Alba c'è da tutte, ma anche per Stefania. Per vabbè, adesso però... no, c'è una cosa. Io amo le donne all'infinito. Senza donne io non posso vivere. Sono la mia passione, la mia vita, la mia gioia. Io sono il paladino, anche dopo tutto questo che succede, di queste violenze. Vediamo questo momento abballando con le stelle, ecco, perché hai bene. Regalato. Questa è una cosa veramente ecco. Che mi commuove molto. La stiamo vedendo, infatti abbiamo le immagini, hai fatto questa performance, ricordiamo che tra qualche giorno è la giornata appunto contro i femminicidi, cosa che purtroppo che dovrebbe essere invece, amico mio, tutti i giorni. Tutti i giorni la gente deve ricordare. Adesso le vittime di quest'anno sono più di 103 ed è una grande vigliaccata. Questi uomini che sono malati, malati d'amore, un amore malato. L'amore non deve essere mai malato, assolutamente. Questa donna che è stata sgozzata dal proprio uomo è qualcosa di incredibile. Io voglio essere paladino, sono un uomo e vorrei che i miei colleghi, io non ho poi tanti colleghi, ho soltanto amici, quelli molto più importanti di me, che si facessero avanti su questo, da su questo tema. Dacia Maraini ieri ha lanciato un appello molto importante dicendo che bisognerebbe dare a ogni donna che ha denunciato e continua a essere perseguitata una sorta di scorta, certo, rappresentata poi da una persona, è e terribile. Sarebbe veramente una proposta importante di legge, su questo una proposta lo faremo, terribile, terribile, giovedì. Questo è un grandissimo dolore, ti assicuro. Ogni donna che va via, che gli tolgono la vita, fra l'altro questa signora aveva anche una bambina piccola. Adesso che cosa sai, succede? È difficile anche per noi dover raccontare ogni giorno tutto questo, l'ultimo sì, caso grande, è quello di oggi. È un grande dolore. Di io no, voglio dire una cosa, io non sono venuto qui per fare la pubblicità al mio disco che adesso uscirà a gennaio, ma io ho fatto questo brano Malo, proprio questo brano di Bebe che parla della violenza delle donne. Forse io non sono un grande cantante, non so se sono un cantante medio, no, o meno, ma questo brano me lo sono sentito addosso in modo particolare con tutta la rabbia. E per questo ti dico, perché le donne devono essere amate, sfiorate, come se non avesse... Protezione. Come Cristiano, che lanciano questi uomini dovrebbero importanti. Avere le pene più severe, il carcere a vita.